Amici di Sports Channel, benvenuti dallo stadio Rocca di Avellino. Il Mercogliano quest'oggi è ospite del sintetico del Prato di San Tommaso, rione che danno ieri ha festeggiato la promozione in eccellenza della squadra di Mister Fasano del San Tommaso, che ha annichilito 11-1 il secondo occhio. Però adesso è tempo di prima categoria, è tempo di acciuffare i playoff in casa Mercogliano, è tempo invece di consolidare la leadership in casa Vallo di Manzi. Una gara davvero da non perdere, perché anche gli spettatori con le torce dell'Ultras Bronx vincere il diktat degli Ultras del Mercogliano, una gara quindi da non perdere, perché tanti sono gli amanti del calcio dilettante che ho visto sedere sugli spalti, tanta carne al fuoco. Dirigere l'incontro Leonetti di Avellino alle Forze. Sepe, parte la barriera, la traversa, stoppa, Sepe, Afferraro battuto. Bravo Cozzolino, bella la manovra, non c'è fuori gioco assolutamente. Oh, c'è Infante, bravo Ferraro a salvare tutto. La palla passa, interessante, la sta per giocare nessuno. E c'è gol! È Bambercunzo che va ad abbracciare il bambino, quindi è lui che risente la colpita. E porto in vantaggio Mercogliano. La palla è buona verso Denunzio, può metterla in mezzo, c'è Fiordellisi, Fiordellisi taglia bene sul primo palo, la palla giunge al di fronte, gol! 2-0 di Falco! Questo Cozzolino, il destro, Ferraro, Prodezza in arco, verso Fiordellisi, prova il sinistro, Brezza. Guerriero liscia, occhio in aria, il tiro e c'è il gol del Vallo che la riapre subito. Buona, di mezzo dell'aria. Un uomo con Nevola, va sul destro, va sul destro. C'è pareggio. 2-2. 18 della ripresa. Esce Ferraro, la palla sta lì e c'è il gol del Vallo. La categoria rimonta strepitosa la formazione di Manzi dallo 0-2 al 3-2.